Buongiorno amici trader e bentornati ad una nuova puntata con la Citecca di Finanza Online. Attenzione degli investitori, si concentra oggi sul Consiglio Europeo. I capi di Stato e di Governo dei 27 Stati membri dell'UE partecipano a riunioni in videoconferenza ed esaminano la questione della creazione di un fondo per la ripresa per rispondere alla crisi Covid-19 e un nuovo bilancio a lungo termine dell'UE. In particolare i leader sono chiamati a fare il punto, tra le altre cose, sul Next Generation EU, strumento dotato di 650 miliardi di euro. Intanto gli investitori restano focalizzati anche sulle notizie che riguardano la pandemia da coronavirus. Non tutti i segnali sono positivi, visto che i casi in quattro stati americani hanno riportato balzi record. Storia a parte per la Cina, dove a Pechino l'epidemia sembra sotto controllo. In questa puntata di Trading Floor parleremo come sempre di FTSE MIB e di due titoli, UBI Banca e Intesa San Paolo. Il FTSE MIB apre in rialzo in area 19.600 punti. Ieri l'indice ha fallito il tentativo di riportarsi al test dei 19.818 e oggi ci riprova. Per dare forza al movimento si dovrà almeno attendere il sorpasso di quest'ultimo livello per poi mettere il mirino il 61.8 di Fibonacci a 21.155 punti. Resistenza importante anche per la presenza della media mobile 200 periodi. A ribasso invece sarà importante il test di area 18.000 punti, dove passa anche la trend line rialzista che ha accompagnato i corsi da metà febbraio. Con il break di 18.000 punti sono possibili ribassi marcati verso 16.700 e 16.000 punti. Ti consiglio comunque cautela in questa fase del mercato di difficile comprensione. Scopri certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. UBI Banca ha superato la media mobile 200 periodi in area 2,7 euro, ma si è fermata di fronte alla resistenza dei 2,89 euro. Servirà il break accompagnato da volumi e volatilità per aprire la strada ai corsi verso i CV target a 3,11 e 3,30 euro. A ribasso invece un ritorno sotto la media mobile darebbe solo un segnale di debolezza, mentre sarà importante conservare il supporto a 2,65 euro per evitare ricadute verso 2,43 e 2,30 euro. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 1122. Intesa San Paolo ha fallito il break del ritracciamento di Fibonacci del 38,2% a 1,81 euro ed è tornata anche sotto quota 1,70. Un ulteriore segnale negativo si avrebbe con la rottura del supporto a 1,63 euro, che potrebbe provocare accelerazioni al ribasso verso 1,55 e 1,50. Al rialzo invece un primo accenno di recupero si avrebbe con il superamento degli 1,70 euro, per poi mettere nel mirino i successivi target a 1,81 e 1,88 euro. Scopri i cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it.